Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video, davvero un video speciale perché andremo a giocare col primo al mondo e attenzione, sì, si parla del solito Lenà, ma come vedete è un Lenà con 54.000 coppe. Vi posso già preannunciare il suo obiettivo, essendo un suo amico e conoscendolo molto bene, vuole arrivare a 55.000 in questa ultima settimana di season. Questo è il suo obiettivo, arrivare a 55.000 sarebbe una cosa mostruosa. Considerate che noi, guardate a me come esempio, siamo arrivati a 50.000 facendoli tutti a 1.100 più 2, anzi 3 brawler a 1.200 per farvi capire. Quindi lui addirittura vuole arrivare a 55.000, che significherebbe, se non mi sbaglio, farli tutti a 1.250. Quasi, quasi tutti. Detto ciò, wow, è un video specialissimo, proprio per questo bisogna che voi lasciate tanti like, commentiate e vi iscriviate. Mi raccomando, conto sul vostro supporto. Ora noi andiamo dritti nel game. Molto probabilmente i game saranno registrati durante una mia live sul canale Viola, quindi vi invito anche a voi, per non perdervi i video magari fatti in diretta, di seguirmi sul canale Viola. Noi ci vediamo ai game. Eccoci col primo game, eccoci qua. Attenzione perché abbiamo un altro ospite speciale, il signor iChaos, iChaos, come cavolo lo chiamate. Fatto sta che anche lui è giocatore dei Clash Pro Player, è qua giù, giù, su, giù. E ragazzi, fun fact, che magari non tutti voi sanno. iChaos è l'unico giocatore dei Clash a non avere tutti i rank 35. Ci avete mai fatto caso a questa cosa qua? O vi ci sto facendo pensare solo io? Cioè, magari lo sapevate, ma non lo sapevate allo stesso tempo. Non ci avevate fatto caso, insomma. È l'unico giocatore di Clash ancora a non avere tutti i rank 35. Quindi, chissà quando arriverà anche il suo momento. Dopo ci sarà il team dei Clash, che avrà una full rank 35 squad. Tanta roba. Intanto, ragazzi, partita che è proprio volace. Io parlo con voi, commento. Ma le partite sono così easy, giocate proprio facilmente, che le vinciamo ad occhi chiusi. Andiamo col secondo game. Secondo game, ed eccoci qua. Attenzione perché stavolta abbiamo uno stu contro, ma io sono il suo diretto counter. Abbiamo anche un semino che per un po' è stato AFK. Utilizzerò ora i miei rimbalzini per ittare l'ambra il più possibile. Non ha senso utilizzare i miei gadget per l'ambra, assolutamente no. Rimbalzi che non sono andati a buon fine. Per ora arriverà il mio caro amico Barley, che aprirà qua. Grazie al signor Stu, che è stato fermo. Vado a segnare dito per dito. Ho aperto quel lato lì così Semino se ne andava. Forse mi conveniva comunque aprire la porta. Lo confermo. Però buona quella kill sul signor Stu. Nene in avanza, ma chiaramente non può andare a segnare. Ora forse vado a segnare io. O vuole fare il trick. Se fosse riuscito qua. Tanta ma tanta roba, eh. Qua devo assolutamente recuperare vita. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Mi sono forse suicidato lo stesso, sapete? No, ok. E buono, 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 buono. Per ora situazione molto comoda la nostra. Siamo in vantaggio di 1-0. Addirittura Semino, ci ho fatto caso ora, non è maxato. Quindi non dovrebbe essere un problema. Li apro di là, ma abbiamo anche fatto la kill. Buono, buono. Qua possiamo dire di avere abbastanza cariato con tutte queste kill qua. Infatti anche Star Player, GG. 1110, ma poco ci interessa. Andiamo col penultimo game del video. E ragazzi, come vedete, qua 54.000, 15 coppe. Le coppe si fanno davvero lentamente a questi livelli, ma credo l'aveste già notato dal mio push sulle 50.000. E nulla. Andiamo col penultimo game. Speriamo in bene. Mi raccomando, solito supporto, iscrizione, like, commento, tutto. Andiamo col game. Penultimo game. Abbiamo un Leon, Jesse, Rico contro. Ush. Comp che ragazzi potrebbe risultare fastidiosa, ve lo preannuncio. Vedete che già i rimbalzini di Jesse hanno dato fastidio al mio povero Lenane, che si sarà incavolato nero dicendo: ma perché mi vai a ittare da Jesse? Rimbalzi qua su giù. E ora Jesse, ragazzi, li faccio vedere io i rimbalzi. Porca la miseria. Lenane storto, raga, storto due volte, non una, due. Male male. Male male, io ve l'ho detto che ci avrebbero fatto soffrire, ve l'ho detto, si sta. Beh, bel trick, Jesse, bel trick. Ok. Buono, buono, buono. Nonostante tutto ci siamo salvati in qualche modo. Vedete il Leon come va dritto sul nostro Barley, povero Lenin. Lenin è affranto. Porca la mariosca. Ragazzi, Leon riesce a sparare attraverso i muri? Perché
Cioè, cos'è? Leon è diventato Sandy? Questa cosa qua da quando, se sì? No, perché se ho solo un muro davanti a me e lui mi riesce a hittare nonostante il muro, o sono cambiate delle cose o non ho la più pallida idea di quel cavolo che succede a sto gioco, perché... Ora, ragazzi, noi abbiamo boostato due nostri compagni. Azz, non ha segnato. Raga, la Jessica mi becca così veramente fastidiosissima. Recuperiamo vita perché io non posso morire nel lane. Bisogna stare più vivi possibile. E basta, Jessie dimora, figlia di buona donna. Non mi dite che non è invisibile perché sennò mi incabbo. Ok, ci pensa Barley ad allontanarli. Buono. Deve recuperare il mio amico Ori. Ah, se Chaos ci rimuore con il buff, male. Ok, non c'è morto. Vedete che Master Rico, il signore Chaos. E lo sapete meglio di me. Che si tratta di un Master Rico. Ok, è invisibile, raga. Devo stare in protezione. Porco duro. Si è rimorto col buff. Non la voglio tagliare sta partita, ragazzi. Non la voglio tagliare perché deve essere una dimostrazione del fatto che tutti perdono. Tutti perdono, anche se Nene è primo al mondo, può perdere. E attenzione, ci tengo a dire che secondo me non è stata mia la causa della lose, anzi. Io ho buffato per bene i miei compagni, ho aperto un po' la mappa. Il Leon ci ha ingannato e ve l'ho detto inizio partita che la loro comp ci avrebbe comunque abbastanza dato fastidio. Ed è stato così. Abbiamo perso, ma è una partita che vi lascerò. Andiamo con l'ultima partita del video e stavolta speriamo di recuperare almeno, di riportare il nostro Rufa 1100. Eccoci con l'ultimo game. L'ultimo game del giorno, ragazzi. Mi raccomando, classico supporto a tutto il canale. Grande il signor... Ok, mi sa che ragazzi il video terminerà con un tilt da parte delle 9 nazionale. Però la cosa positiva è che lo fa tiltare il suo compagno di team. Quindi bene o male lui non se la può prendere più di tanto. L'avessi fatto tiltare io, raga. Oh, il bestemmione avrebbe tirato in francese contro di me. Però si parla del suo compagno di team e quindi capite bene che... Apertura ottima nel tempo giusto e Lenin chiaramente sfrutta la mia ulti per andare a tirare 1-0. 1-0, buonissimo risultato. Adesso, per adesso, perché anche prima eravamo... No, prima eravamo, sì, 1-0 per noi forse all'inizio. E poi abbiamo perso. C'è da dire che Lenin ha sbagliato un po' di gol. Attenzione, perché qua avete visto che comunque gli avversari... Forse avrei potuto sfruttare lì nel momento per tirare quella ultima. Era davvero una cosa quasi impossibile da fare, quindi non ho voluto rischiare. Bellissima quella ulti di Rico, che non ha il buff, c'è la Barley. Però ha fatto una ulti che ha shottato una Sandy, quindi GG. E attenzione perché ora Lenin tira. Non vuole fare la cacata. Forse la cacata degli 8 minuti comunque. Forse grazie a questa traguata qua di Nenain arriverò agli 8 minuti. Quindi grazie Nenain che mi fai monetizzare e che pensi al mio guadagno. Grazie Nenain, grazie mille. Ci voleva. Orca trota, se mi sono salvato sul pelo, raga. Sul orco 2. Ora, raga, se perdiamo è il colmo. Se loro ci recuperano e poi perdiamo anche è il colmo. Considerate che se ci fanno un gol e poi andiamo in mappa aperta, loro vincono. Ah, non stu. Loro vincono. Io non ho più scudi. Non ho più gadget, raga. Quindi vedremo. Vedremo se la cagata di Lenin si rivelerà di nuovo. La cagata che ci fa perdere. Perdonate il termine. Qua, raga, li sto cariando, santo Dio. GG, il video termina qua, ragazzi, siamo ritornati a 1100, Lenin alla fine è a 45, no, cioè sì, 54.008. Noi ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando, solito supporto, ve lo chiedo sotto al video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.